con questo incontro fare un excursus nella letteratura italiana del Rinascimento, provando a riconoscere e distinguere le varie fasi, i vari momenti, anche di passaggio, e introdurre, seppur schematicamente, gli autori più esemplari, più importanti di questa fase, di questo periodo storico. E iniziamo con una precisazione di tipo storico-critica. Il Rinascimento è un termine che viene usato per la prima volta dallo storico svizzero di lingua tedesca Jakob Burckhardt nel suo celebre saggio La civiltà del Rinascimento in Italia, il saggio che è datato 1860. Quindi, mentre possiamo dire il Vasari, Giorgio Vasari nel 500 fu il primo a utilizzare il termine rinascita come categoria critico-estetica, il termine, sappiamo, viene usato dal Vasari nelle vite dei più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani, al fine di indicare un periodo che in qualche modo superava l'arte gotico-bizantina, incamminandosi felicemente alla riscoperta della classicità e dei suoi valori, non solo estetici o plastici, ma anche naturalmente morali, spirituali, possiamo dire. Significativo è quindi leggere oggi il Rinascimento alla luce del confronto di idee tra Eugenio Garin e Christel durante gli anni 50 del secolo scorso e intendere due punti di vista. Infatti, se per Christel gli umanisti erano solo dei pedissequi imitatori, privi di un vero e proprio pensiero filosofico, diceva Christel, per Garin invece no. Garin sostiene e obietta allo studioso tedesco che la filosofia degli umanisti possiamo dire che coincideva con la filologia. È questa quindi una filologia, una filosofia nuova. La filologia è una filosofia nuova, è una filosofia autentica, originale, grazie alla quale è possibile mettere in prospettiva storica le opere della tradizione e emendarle da eventuali errori di trascrizione o, perché no, da errori storici. Anche il sostantivo umanesimo è di conio settecentesco, quindi è più recente rispetto ai fatti che rappresenta, che vuole catalogare e definire. Possiamo anche dire che tuttavia già nel XV secolo si usava il termine umanista. Il termine umanista era infatti usato per designare i cultori dei cosiddetti studia humanitatis. Questi studia humanitatis, queste discipline, includevano appunto arti, discipline come la storia, la filosofia, la grammatica, la retorica, la poesia, eccetera. La cultura, quindi possiamo dire la cultura, la civiltà rinascimentale, si apre all'insegna dell'umanesimo e degli studia humanitatis. Gli antichi sono, come si sa, presi a modello, sono modello di grandezza civile, morale, culturale e ovviamente anche linguistica, stilistica. E certo l'apertura ai classici e quindi al mondo pagano, ai suoi miti e valori, è anche contemperata dal cristianesimo e dai suoi dogmi di fede. Non è un caso che con il progredire di questi due universi culturali, quello pagano e quello cristiano, si arrivi, si giunga a forme di sincretismo che riescono a fare sintesi tra cristianesimo
e classicismo. E questa sintesi avviene soprattutto grazie al neoplatonismo rinascimentale, corrente filosofica che riesce a cristianizzare molte delle intuizioni platoniche e poi plotiniane, e quindi in qualche modo a disciplinare la filosofia greca, greco-latina. Si vede in tal senso l'opera del filosofo neoplatonico Marsilio Ficino, che scrive perfino un testo intitolato Teologia neoplatonica, fondendo quindi, già come il titolo fa vedere, fondendo quindi religione cristiana e filosofia platonica, filosofia morale se vogliamo e religione, ma anche possiamo pensare in tal senso, nel senso di una proposta sincretica, possiamo pensare anche alle 900 conclusiones di Pico della Mirandola, e anche in questo caso il tentativo era quello di arrivare a una sintesi delle varie correnti di pensiero e delle grandi filosofie e religioni della storia umana, per così dire, per capire l'atteggiamento degli umanisti. Quindi possiamo dire, di fronte alla classicità si può cominciare da un testo di Poggio Bracciolini intitolato De varietate fortune, in cui l'umanista, che era stato anche segretario apostolico al Concilio di Costanza e sarà poi cancelliere fiorentino, in cui appunto Bracciolini depreca lo stato indegno in cui versano gli antichi monumenti romani, tra i quali il Campidoglio, la Domus Aurea sul Colle Palatino, il Foro. Sono luoghi un tempo grandiosi, ma all'epoca appunto in cui Bracciolini scrive, ridotti ormai a macerie, ridotti a ruderi, sui quali crescono piante infestanti e tra i quali i pastori romani portano a pascolare le loro greggi. Bracciolini parla di immondezzaio, parla di deposito di letà, no? È facile comprendere come da questo degrado si imponga un desiderio di rinascita che riguarda certo le architetture, riguarda i grandi monumenti, ma anche e soprattutto, almeno nella prima fase, i testi letterari, riguarda i codici e i manoscritti in latino dei grandi autori. Ecco che in una lettera in latino a Guarino Veronese Poggio racconta la sua scoperta, ossia il rinvenimento, appunto la riscoperta dell'istituzione oratoria di Quintiliano avvenuta nel monastero di San Gallo. Un rinvenimento quindi, possiamo dire, eccezionale, almeno così ce lo racconta Poggio Bracciolini, eccezionale anche perché permise alla eccelsa arte dell'eloquenza antica di rinascere, appunto. Pensiamo anche a questo verbo, quanto è importante, no? Nella definizione anche tecnica di quello che sarà poi il Rinascimento, no? Di rinascere dando un nuovo lustro alle arti liberali. Un altro grande autore del Rinascimento, che con i suoi testi ha contribuito a stabilire categorie critiche importanti, decisive, e a forgiare quelli che sono strumenti metodologici decisivi per il Rinascimento e in generale per la ricerca storica, è Lorenzo Valla. Dirò due cose solo sulla falsa e menzognera Donazione di Costantino, un testo che è del 1440. Molto brevemente, questo testo è di fatto un opuscolo in cui Lorenzo Valla applica, diciamo, quasi per la prima volta strumenti molto rigorosi di analisi storico-filologica
e lo fa sulla base di sì, proprio di una ricerca storica, ma anche linguistica o stilistica, no? E riconosce quindi questo testo di fatto come un falso storico. Secondo la ricostruzione di Valla è storicamente falso che nel 313 Costantino il Grande donò, ecco, a Papa Silvestro tutti i territori occidentali, dopodiché si trasferisce nella capitale a Oriente, appunto quella Bisanzio che diventò Costantinopoli in suo onore, in onore appunto di Costantino. E quindi è storicamente falso. È un falso tanto storico quanto è un falso dal punto di vista delle scelte linguistiche che non sono compatibili con il momento, quel 313 in cui il documento doveva essere stato redatto originalmente, ma appunto è un latino molto più contemporaneo, mi sembra di ricordare all'incirca, può essere stato datato all'incirca nel tempi di Carlo Magno o perlomeno vicini a quel momento, a quella fase storica e linguistica. Accanto a Valla si apre un'altra corrente di pensiero in seno all'umanesimo, quello che è stato definito l'umanesimo civile, nel senso che vedeva e che leggeva, vedeva insomma una compenetrazione tra studio, saperi e governo della città. Uno dei massimi esponenti dell'umanesimo civile è Leonardo Bruni, che nelle epistole in latino scrive che gli studia humanitatis, così come si chiamano, anzi sostanzialmente ci dice che si chiamano studia humanitatis proprio perché perfezionano ed adornano l'uomo, in questo senso sono studi di umanità. Bruni ritrova nei testi antichi tutte quelle virtù morali a cui l'umanità doveva tornare dopo, diciamo, i rovinosi secoli precedenti, quindi si auspica questo ritorno all'antichità e ai suoi valori, alle sue virtù. Bruni scrive anche, ricordiamolo, una vita di Messer Francesco Petrarca, opera biografica in cui esalta il poeta per essere stato anche il primo umanista. Nei fatti, il primo a ridare lustro al latino aureo di Cicerone. Per Bruni si ha una corrispondenza tra libertà civile, bellezza della lingua e altezza degli ingegni. Questi tre aspetti camminano in parallelo sostanzialmente, no? Cicerone fu grande, dice Bruni, fu grande perché visse nel grande splendore della Repubblica. Dopodiché iniziò la dittatura e il ristagno culturale. Lo stesso può dirsi del Medioevo. Dopo lo sfascio delle invasioni barbariche, operato da Goti e Longobardi, si avrà, ecco, una ripresa con i comuni e le libertà, appunto, comunali, civili, a cui appunto i comuni ritornano, il tutto accompagnato da una rinascita della lingua e della cultura che trova in Petrarca l'uomo che meglio la sintetizza. È anche esemplare dell'umanesimo civile un altro autore, qual è appunto Coluccio Salutati. Anche lui occupa posizioni importanti, è cancelliere della Repubblica Fiorentina ed è un grande umanista, nonché un convinto assertore della superiorità della vita attiva su quella contemplativa. Recupera, insomma, possiamo dire, la lezione del Platone politico, quello delle leggi, del Timone e della Repubblica, che sono le opere più politiche di Platone. Ecco che è un bene, possiamo dire, che il filosofo, il sapiente, insomma l'umanista, si occupi di politica in maniera attiva.
assistiamo gradualmente in seno all'umanesimo al passaggio dal latino usato come lingua di comunicazione tra tutti e di fatto unica certa di valore ai fini di elevare moralità e rigore negli studi, all'uso sempre più frequente invece del volgare che viene considerato ugualmente degno come lingua di scrittura e di cultura. E per questo passaggio è decisivo un autore come Leon Battista Alberti. Vediamo perché. Allora, nel proemio al terzo libro della famiglia, che è un dialogo in cui i membri della famiglia Alberta sono immaginati mentre conversano su vari argomenti topici della cultura umanistica, l'autore dichiara il suo favore verso il volgare. Per l'Alberti, il volgare può farsi carico di una funzione sociale, a differenza del latino, che è destinato a pochi. Perché, come scrive appunto Leon Battista Alberti, prima cerco di giovare a molti, che piacere a pochi, questo scrive. Il suo obiettivo è appunto di giovare a molti e non solo di insomma sostanzialmente soddisfare a pochi intellettuali, a pochi umanisti. Inoltre il volgare fiorentino è una lingua ornata e copiosa, riprendo i due aggettivi usati appunto dall'Alberti, è ornata e copiosa almeno quanto lo è il latino, non è una lingua inferiore da questo punto di vista. Infine, autori, insomma, più gli scrittori sceglieranno questa lingua, più questa lingua, il volgare, diventerà prestigiosa ed elegante, proprio come successe al latino. Un'altra tematica che percorre l'umanesimo è quella della dignità dell'uomo, che è un tema caro, ecco, all'umanesimo civile. Gli umanisti valorizzano, come abbiamo detto, l'impegno attivo, l'attività politica, l'educazione morale, l'esempio virtuoso, tanto per doti fisiche che intellettive, ma valorizzano anche l'ingegno dell'uomo faber, no? Del costruttore, dell'ingegnere, insomma dell'uomo versatile in più discipline, in più arti, in più saperi. Ed è questo l'aspetto che finisce per maturare nel Rinascimento e a diventare poi di fatto dominante. Figura esemplare dell'uomo virtuoso rinascimentale è Leon Battista Alberti, inutile dirlo, no? Ma certamente all'interno di questa tendenza più legata alle arti, il più alto esemplare, il più grande genio è sicuramente Leonardo da Vinci. Leonardo polemizza da homo senza lettere o senza lettere con tutti quei sapienti che si credono tali solo perché sanno citare Cicerone a memoria o conoscono latino. Per Leonardo, in realtà, il vero ingegno consiste piuttosto nel seguire la propria esperienza, il proprio ingegno, forse il proprio intuito. Leonardo contrappone il sapere pratico e sperimentale al sapere libresco, che rispetto al primo è un sapere morto, è come morto. Altra tematica rinascimentale importante è quella della virtù contro la fortuna. Ricordiamo che fortuna viene dal latino fors, accusativo è forte, ma anche dalla radice di ferre, di portare, di produrre. Quindi la fortuna è qualcosa che produce conseguenze, che porta qualcosa, spesso in maniera travolgente, ecco questa tematica, ripetiamo, della virtù contro la fortuna, per il pensiero, tra l'altro ricordiamo questa cosa, no? Che per il pensiero antico e rinascimentale fortuna è un termine neutrale, nel senso che oggi equivale a sorte, a destino. Il tema, sappiamo, è fatto oggetto di riflessione in autori
quali Leon Battista Alberti nei libri della famiglia, ma anche ovviamente Machiavelli nel Principe, titolo in latino De Principatibus, in particolare nel capitolo 25, 25, e anche in Guicciardini, nei ricordi, abbiamo molti aforismi che riguardano appunto, molti pensieri che riguardano questo tema, questa tematica della fortuna che si contrappone alla virtù, in Guicciardini alla discrezione. Allora, passiamo adesso ai generi letterari di moda durante il Rinascimento. Il genere dominante nel Cinquecento è sicuramente il trattato. A questo genere, infatti, si affidano le più elevate ambizioni per ciò che riguarda lo stile, l'elaborazione formale, la serietà dei temi e la rilevanza degli argomenti. Tra i temi trattati da questo genere, appunto il trattato, troviamo tematiche che riguardano l'amore, tematiche che riguardano i costumi, che riguardano la lingua, la letteratura, eccetera. Il modello di stile, è indicato da Bembo nel Boccaccio, perlomeno in quel Boccaccio che scrive e compone la cornice del Decameron. Ecco, possiamo ancora dire che tra i testi più belli, che sono espressione di questo genere, appunto del trattato, menzionerei Il Cortegiano di Baldassar Castiglione, che è un testo, un trattato ambientato alla corte di Guidobaldo da Montefeltro e della duchessa Elisabetta Gonzaga. Siamo ovviamente ad Urbino ed è un trattato in forma di dialogo. Il trattato del Castiglione ci mostra uno spaccato ideale, possiamo dire, della civiltà cortigiana. I colti interlocutori si intrattengono civilmente sulle più varie tematiche, possiamo dire, nel tentativo di trovare una definizione del perfetto cortigiano, del quale si cercano, si ponderano, si valutano le virtù morali, fisiche, intellettive e ovviamente caratteriali. I temi presentati in questo trattato sono i più vari: l'amore platonico, l'onestà, il decoro. Per esempio, ricordiamo quel passaggio in cui Ludovico di Canossa, in un suo importante intervento, espone, chiarisce l'ideale della sprezzatura. E questo può essere descritto come il saper agire con grazia. La sprezzatura è questo saper agire con grazia, anche nelle situazioni o nelle imprese più difficili, dando l'impressione che ciò che si fa sia naturale e non il frutto dello sforzo, dell'affettazione, che invece toglie grazia a quello che si fa. Direi che questa può essere considerata una delle caratteristiche più emblematiche del Rinascimento maturo. Ma pensiamo anche a Pietro Bembo, un altro interlocutore, che introduce, ecco, e presenta il tema dell'amore platonico. Pietro Bembo viene invitato appunto dalla duchessa, in quanto autore del dialogo Liasolani, a discorrere sul tema dell'amore platonico, e Pietro Bembo dirà che l'amore non è altro, cito, l'amore non è altro che un certo desiderio di fruire la bellezza. Quindi amore e bellezza sono, diciamo, due elementi che si uniscono nella definizione dell'amore platonico, dell'amore ideale. Passiamo alla novella, che è un altro genere letterario praticato nel Rinascimento, e il modello a cui si rifanno gli autori di novelle in volgare è ovviamente il Decameron. Anche qui i temi principali sono quelli dell'amore, sono i temi della beffa, del motto arguto, dell'avventura erotica. Sono tutti temi che presentano un certo interesse in una società ormai a tutti gli effetti borghese, che valorizza le capacità individuali e anche l'iniziativa del singolo.
autori importanti di novelle, di novellistica, sono Matteo Bandello, Agnolo Fiorenzuola, anzi, scusate, Firenzuola, in realtà il nome e il cognome lo sbaglio sempre. Importante del Firenzuola sono quei ragionamenti o discorsi degli animali che riprende il genere della favola, anche se ne rinnova lo spirito e direi le finalità. E poi chi possiamo citare ancora? Beh, Antonio Manetti, con la novella del grasso legnaiuolo, molto divertente, e Straparola, ce ne sarebbero altri, ma sono questi più importanti. Sempre in un'ottica di generi letterari e mode, possiamo dire che la lirica nel Cinquecento continua i moduli e le immagini e il linguaggio del Petrarca lirico, che era stato eletto dal Bembo nelle prose della volgarlingua come un poeta da imitare. Petrarca quindi sarà il modello ideale per chiunque nutra ambizioni serie di poeta. Basti osservare le rime del Bembo per avere di fatto contezza di dove si sia spinta l'imitazione diciamo di quel modello di poesia, no? Nelle rime del Bembo, voglio dire, l'imitazione del Petrarca è più che evidente, no? È un'imitazione a volte addirittura un po', quasi arriva a dei livelli quasi di ridicolo, di grottesco. C'è poca originalità, insomma, in questo lavoro del Bembo. Si parlerà non a caso in relazione appunto al Petrarca, per tutto il Cinquecento e per buona parte del Seicento, di petrarchismo, quindi un'imitazione spesso un po' sterile, un po' che disse qua. Va bene, veniamo adesso ad alcuni grandi autori che hanno contribuito a dare lustro al pensiero politico, storiografico e letterario del pieno Rinascimento. Tra i più decisivi, importanti, influenti, non possiamo non menzionare Francesco Guicciardini, che sappiamo nasce in una famiglia influente di Firenze, di poco più giovane di Machiavelli, e che lascia un segno indelebile con le sue opere politiche, caratterizzate da un pensiero sempre molto concreto e pragmatico. Ecco, rispetto a Machiavelli possiamo dire che Guicciardini è più pessimista sul fatto che l'uomo possa controllare gli eventi della fortuna. Ecco, l'unico rimedio è agire con discrezione, no? Il concetto chiave, se vogliamo, discrezione è proprio il concetto chiave, la parola chiave della filosofia politica di Guicciardini. Quindi solo la discrezione evita che gli eventi travolgano coloro che ne sono coinvolti, inevitabilmente coinvolti. Questo ci dice nei ricordi. Allora, continuiamo magari menzionando anche il dialogo del Reggimento di Firenze, sempre del Guicciardini, protagonista del quale è Bernardo Del Nero, funzionario del governo mediceo. A Bernardo Del Nero è affidata una riflessione, diciamo ex post, a posteriori, sui fatti che portarono alla cacciata dei Medici nel 1494. Egli, quindi, questo protagonista, propone le sue ricette politiche, che sono poi quelle dei Guicciardini, ovviamente, caldeggia la formazione di un governo misto sul tipo di quello scelto dalla Repubblica di Venezia, nel quale si avrebbe un gonfaloniere a vita sul modello del Doge di Venezia, ma anche un Senato, organo ovviamente aristocratico, e un Consiglio Maggiore, organo diciamo più democratico, popolare. Un'altra opera politica di spessore sono le considerazioni intorno alla prima decade di Tito Livio del Machiavelli, cioè del Machiavelli, nel senso che Guicciardini riflette su questo testo di Machiavelli,
e un'opera politica anche questa interessantissima. E poi ovviamente abbiamo i ricordi, no? Nei ricordi Guicciardini, possiamo dire, si prefigge di offrire ai lettori della sua stessa famiglia il frutto delle sue riflessioni e della sua esperienza di vita. Guicciardini osserva e analizza in maniera, direi, spassionata i comportamenti umani, insistendo sulla natura egoistica dell'essere umano, che è più interessato al proprio particolare, come scrive Guicciardini, che non alla libertà o ad ideali che sono astratti o molto vaghi. E poi abbiamo La storia d'Italia in 20 libri, sempre del nostro autore, il nostro Guicciardini, in cui viene trattata la storia della nazione in un arco di tempo relativamente breve, ossia dalla morte di Lorenzo de' Medici, che sappiamo avviene nel 1492, alla morte di Clemente VII, 1534, quindi un periodo davvero breve, insomma una quarantina d'anni, no? Entrambi protagonisti delle vicende italiane, quindi tanto Lorenzo quanto il Papa Clemente VII. Vanno segnalate in quest'opera le novità del metodo, ecco, storiografico inaugurato da Guicciardini, che si basa su documenti d'archivio e anche di cancelleria. Si racconta di fatto la tragica parabola che portò al sacco di Roma del 1527, con la conseguente perdita di indipendenza dell'Italia rispetto ai potenti stati nazionali di recente formazione. Ecco. Non mi soffermo qui sull'opera di Machiavelli, dato che a questo autore ho dedicato altri video, ai quali rimando per approfondire appunto il pensiero di Machiavelli nel contesto del Rinascimento. Parlerai invece di Ludovico Ariosto, altro autore assolutamente di primo piano del Rinascimento, soprattutto per quanto riguarda i generi più propriamente di corte, possiamo dire così, come il poema cavalleresco e il teatro. Ariosto nasce nel 1474 a Reggio Emilia, sappiamo che si dedica giovanissimo alla poesia latina e italiana. La letteratura sarà sempre con la sua autentica vocazione, di fatto. Nel 1497 entra a servizio del Duca di Ferrara, sappiamo che nel 1500 muore il padre e l'Ariosto cade in gravi difficoltà economiche, anche perché deve sostentare una famiglia con molti fratelli. Nel 1503 entra al servizio del cardinale Ippolito d'Este, nel 1504 inizia a comporre Furioso, sappiamo che il Furioso è un'opera estremamente complessa e lunga, dalla gestazione lunga. La prima edizione del Furioso è del 1516, ne segue una seconda del 1521 e infine l'ultima e la terza, insomma, edizione, che è quella del 1532. Allora, un'altra opera interessante composta dall'Ariosto sono ovviamente le satire, scritte in terzine di endecasillabi a rime incatenate. Ovviamente le terzine rimandano a Dante, inevitabilmente, ma il modello è anche Orazio, che nelle sue satire in latino, come farà Ariosto, affronta tematiche morali, tematiche autobiografiche e anche di costume. La forma scelta dall'Ariosto per queste sue satire è quella epistolare. Questa forma, ecco, consente al poeta di dare alle sue satire, come dire, un'intonazione colloquiale, un'intonazione familiare, che sarà poi imitata da molti altri poeti rinascimentali e barocchi che comporranno satire.
ovviamente l'opera principale, la più conosciuta e di fatto quella a cui l'autore ha affidato la sua gloria postuma, è l'Orlando Furioso. Non mi dilungo molto su quest'opera, ma ricordiamo che i tre filoni principali di cui si compone il poeta sono quello in cui Agricante, ecco, re dei Mori, è presentato come l'invasore, come colui che invade la Francia e scatena una guerra di fatto contro Carlomagno e i suoi paladini. Poi c'è un secondo filone, quello ovviamente che vede protagonista Orlando e che riprende la storia più o meno da come era finita nel poema del Boiardo, l'Orlando innamorato, e infatti viene Orlando l'Orlando Furioso ci viene presentato ancora una volta come innamorato perdutamente di Angelica, che segue sostanzialmente ovunque, no? Ma senza fortuna, dato che Angelica finisce per innamorarsi di Medoro. E quando Orlando lo scopre, ecco, perde il senno, impazzisce, e verrà sostanzialmente a recuperarlo solamente grazie all'intervento di Astolfo che tramite, diciamo, un viaggio sulla Luna recupera il senno perduto da Orlando, appunto. Impazzito d'amore, ecco, sostanzialmente, furioso per l'amore non corrisposto. Il terzo filone è ancora una volta un'altra storia d'amore, questa volta a lieto fine, però, a lieto fine, tra il saraceno Ruggero e la cristiana Bradamante. Ecco, nel poeta, quindi, si incontrano sostanzialmente, possiamo dire, i due grandi cicli letterari della tradizione europea medievale. Il ciclo carolingio, di matrice epica, che quindi esalta la guerra, ma anche il ciclo bretone, di matrice romanza, che invece esprime l'amore, i sentimenti. Nel poema si susseguono scenari indefiniti e fantastici, spesso favolosi e esotici, come il Catai o l'isola di Atlante, i valori a cui, tra l'altro, possiamo dire credono, i valori che guidano i cavalieri, sono presentati sempre dall'autore con una punta di ironia che evidentemente l'autore li avverte già come anacronistici se comparati con il suo tempo ben più corrivo e prosaico. Ad ogni modo, i cavalieri del poema si battono per salvare donzelle in pericolo, per onorare la parola data, per la fedeltà e il senso di appartenenza, per ideali come la lealtà, anche in duelli a volte valorosi e senza risparmiarsi colpi anche mortali, voglio dire. La sintassi dell'opera, dell'Orlando Furioso, questa è la sintassi, è estremamente curata, lo sappiamo, no? C'è la presenza centrale dell'endecasillabo che diventa nelle mani del poeta uno strumento duttile e estremamente preciso. Il meraviglioso, anche qui possiamo dire, altro aspetto dell'opera dell'Ariosto, il meraviglioso è raccontato con abbondanza di dettagli e in modo realistico. E lo sappiamo, è sostanzialmente una scrittura che delizierà autori di tutte le epoche per arrivare fino ai nostri tempi. Ricordiamo per esempio Italo Calvino, che alla scrittura dell'Ariosto si ispira quando compone la sua trilogia degli antenati. Cosa si può aggiungere? Ecco, si può aggiungere anche che nel poema dell'Ariosto sono presenti molti rimandi intertestuali che si dipanano lungo l'opera, lungo il poema. Lo stesso Ariosto si rifà a molte fonti passate o più recenti, e una tra tutti
nel caso di Astolfo che recupera il senno di Orlando volando sulla Luna, ecco, a bordo del carro infuocato di Elia, anche se scortato, sappiamo, da una guida cristiana, Giovanni Evangelista, ecco, i rimandi intertestuali in questo episodio sono le intercenali di Leon Battista Alberti, segnatamente quella che è l'allegoria visione chiamata Somnium, il sogno sostanzialmente dell'Alberti, che è un dialogo satirico tra Libripeta e Lepido e che ha per oggetto la luna e ciò che qui si trova. Davvero, se leggete il Somnium dell'Alberti troverete molti riferimenti evidenti al, che poi saranno recuperati successivamente dall'Ariosto. Infatti le intercenali dell'Alberti sono un'opera che anticipano l'Orlando Furioso. Ebbene, la fortuna e la critica, cosa si può dire? Si può dire che l'Orlando Furioso sarà attaccato duramente durante l'epoca controriformista. Si disse infatti che l'intreccio era confuso, che non rispettava le unità aristoteliche, che il messaggio complessivo era improntato a un sensualismo pagano. In conclusione, questo poema sarà accusato di licenziosità e sostanzialmente gli sarà preferito, sarà sostituito nelle preferenze della Controriforma dal poema del Tasso, che è appunto un altro autore, se vogliamo, Torquato Tasso, per capire la coda del Rinascimento e dei suoi sviluppi, diciamo, quando il Rinascimento incomincia a diventare manierismo, a mio avviso. Ebbene, Tasso nasce a Sorrento nel 1544, studia tra Padova e Bologna e scrive ancora giovanissimo questo poema che si intitola Il Rinaldo. Tasso è accolto come cortigiano a Ferrara, è alla corte degli Este, dove di fatto operava anche il padre, e nel 1573 compone la favola pastorale La Minta. Nel 1575 termina la Gerusalemme liberata, ma in seguito a episodi sempre più gravi di pazzia e nevrosi verrà poi rinchiuso nell'ospedale prigione di Sant'Anna, dove vi trascorre più di 7 anni, ecco, viene tenuto incarcerato per 7 anni, infine viene liberato e vive, passa gli ultimi anni ramingo per le corti di Mantova, Roma, Firenze e infine e Napoli, in realtà morirà a Roma. Ebbene, nel 1593 Tasso termina La Gerusalemme conquistata, che è un poema che di fatto corregge molti episodi che non erano confacenti, ecco, la sensibilità controriformista, ed è un'opera al quale Tasso affida un po', come dire, il suo riscatto. Non era mai, diciamo, Tasso non era mai stato soddisfatto per ragioni spirituali, per ragioni cristiane, dall'opera giovanile, dalla Gerusalemme liberata, e ha voluto nella sua maturità riscriverla, dando vita appunto alla Gerusalemme conquistata. Dopo averla appunto terminata, muore poco dopo, muore appunto, come dicevo, a Roma. Nel 1577 Tasso si autodenuncia, pensiamo proprio a questi episodi di pazzia, questa sensibilità fragile, si autodenuncia all'Inquisizione ferrarese. Anche questo fatto, se vogliamo, è il sintomo del clima di censura e di repressione
che si respira nell'Italia della Controriforma e che ha ripercussioni negative proprio, come dire, sugli animi più fragili, più sensibili. L'Inquisizione di fatto assolve il Tasso, riconoscendone in particolare quell'umore melancolico. Citiamo qui e pensiamo anche a Paracelso, no? Che era ancora caratteristico della medicina di Paracelso, e ne respinge di fatto l'accusa di eresia. D'altronde lo stesso autore, Tasso, scrive di sé: io sono frenetico e quasi sempre perturbato da fantasmi e pieno di malinconia infinita. Beh, una definizione estremamente molto bella, molto, molto intensa, no? Per quanto riguarda gli aspetti più legati allo stile, alla poetica, possiamo dire, come avevo anticipato, che Tasso ha lavorato a lungo al suo poema eroico, appunto la Gerusalemme liberata e conquistata, mosso sì dall'ambizione di superare il poema dell'Ariosto in ciò che aveva di più contraddittorio e irregolare. Il Furioso, infatti, violava ciò che aveva disposto, ciò che aveva prescritto Aristotele nella sua poetica, ossia il rispetto delle tre unità, l'unità di tempo, l'unità di luogo e l'unità di azione, e inoltre violava, si diceva, la verosimiglianza storica. Ecco, il Tasso tratta di questi principi e ne conferma l'assoluta validità nel suo trattato Discorsi sul poema eroico, e in seguito prova a darne un'applicazione concreta nella Gerusalemme liberata, che di fatto si conforma in parte, come dicevo, a queste regole, a questi principi, che sono quelli dell'unità, delle tre unità e della verosimiglianza storica, ovviamente. Nel 1575 Tasso scrive ad alcuni dotti della Controriforma per sottoporre di fatto a queste autorità, la conformità del suo poema ai dettami cattolici. E in risposta alle osservazioni ricevute per lettera, Tasso si impegna a sopprimere alcune stanze lascive e parte degli incanti e meraviglie che non sono evidentemente apprezzati da queste autorità. Si difende per lettera, osservando che la storia è piena di miracoli e che pertanto gli incanti e le meraviglie non possono essere esclusi mai del tutto, ecco, da un poema che abbia per oggetto la storia o quantomeno la verosimiglianza storica. Poi abbiamo la Minta, ci avviamo alla conclusione, che è un dramma pastorale in cinque atti, con tanto di cori. Il metro usato è l'endecasillabo e anche il settenario, con rima alternata. L'opera è pensata per essere rappresentata alla raffinata corte di Ferrara, e i protagonisti della favola sono il pastore Aminta, innamorato della ninfa Silvia. Sappiamo una storia a lieto fine, perché insomma, sostanzialmente, dopo una serie di peripezie, dopo una serie di colpi di scena, questa avventura amorosa si conclude con un lieto fine, ovvero con il matrimonio tra il pastore Aminta e la ninfa da lui amata. Da notare la presenza di stilemi petrarcheschi e ovviamente lo stile adottato, che è semplice ma elegante, e ovviamente quei paesaggi che sono sempre idealizzati, sempre schematizzati, idealizzati in senso quasi arcadico.
la Gerusalemme liberata, infine, e qui davvero direi che possiamo concludere, è il grande poema epico del Tasso, no? come dicevo, no? Non è mai stato pubblicato in vita a causa di tutta una serie di scrupoli, di timori che fecero, diciamo, desistere l'autore dal pubblicarlo. Anche se sappiamo che iniziarono a circolarne canti non autorizzati dal Tasso già negli anni della sua reclusione a Sant'Anna. Ciò che invece viene pubblicato sarà poi la versione rivista e corretta, possiamo dire la versione spurgata, che è la Gerusalemme conquistata, a cui l'autore lavorò incessantemente fino alla morte, insomma. Ma torniamo ovviamente alla Gerusalemme liberata. La Gerusalemme conquistata ci interessa meno, come sappiamo interessa meno alla critica. La Gerusalemme liberata è un poema in 20 canti in cui si narrano i fatti inerenti alla prima crociata, che è quella del 1099, guidata dal capitano coraggioso Goffredo da Buglione, che è l'eroe, che è un eroe anche nel poema, ma è anche un personaggio storico. Goffredo che di fatto libera il Sacro Sepolcro sbaragliando i saraceni. Allora, il poema, come si conveniva, ecco, al modello omerico, inizia in medias res, quindi ad eventi già accaduti. Infatti, quando inizia, siamo già al sesto anno di battaglia e i cristiani si riuniscono per eleggere il loro capo, il loro capitano, che appunto verrà scelto nel virtuoso Goffredo, verrà scelto appunto Goffredo da Buglione. I personaggi principali sono la maga Armida, che sappiamo usa i suoi poteri per sedurre e sviare i paladini cristiani, che appunto tra questi Rinaldo, capostipite della famiglia d'Este, ma poi abbiamo anche Erminia, innamorata del gentile Tancredi, e Tancredi che invece è innamorato della pagana Clorinda. E poi abbiamo la figura di Argante. Argante è il più valoroso, ecco, dei saraceni, un guerriero estremamente forte, pericoloso, spietato. E poi abbiamo Solimano, insomma, sostanzialmente una figura già più vicina alla sensibilità manierista per molti aspetti, una figura inquieta, tormentata. E con Tasso direi che concludo questo incontro ricordandovi di iscrivervi al canale per poter seguire anche i prossimi video. Grazie e alla prossima.